Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, ma soprattutto in questo nuovo format simile a quello che vi sto portando e che, a proposito, vi ricordo uscirà prossimamente, tra qualche giorno, con il finale di questa quarta stagione, con la speranza, con il sogno di riuscire a vincere lo scudetto e dunque a chiudere la serie. Però nel frattempo ho pensato e ho condiviso con voi questa mia idea su Instagram di raccontare, oltre che la mia carriera quest'anno su FIFA 20, le vostre, perché sono sicuro che, così come la mia carriera quest'anno ma anche in passato si è rivelata molto interessante, anche le vostre a casa meritano di essere raccontate, chiaramente a modo mio, come faccio sempre, come sto facendo quest'anno in quell'altra serie riguardante proprio la mia carriera. E quindi in questa qui io non posso che invitarvi a raccontarmi qui sotto nei commenti una vostra carriera come per l'altra, però attenzione, fatemi un quadro generale della situazione, sarò io poi a selezionare il quadro tra virgolette più interessante, e quindi su Instagram chiaramente mi farò spiegare meglio la situazione, mi farò mandare vari file come ho fatto con il ragazzo di oggi che si chiama Paolo e che saluto. E allora mettetevi comodi perché vi sto per raccontare la storia della nuova Atalanta, ovvero il Bologna di Paolo. Ci troviamo in un universo parallelo, fondamentalmente quello di FIFA 20, no? In una stagione in cui immaginiamo che Sinisa Mihajlovic, per quei problemi di salute che ha avuto, che sta avendo appunto e che ha da quest'estate, abbia deciso di lasciare la panchina rossoblù. Al suo posto subentra proprio il nostro Paolo, che si muove subito sul mercato perché in uscita a partire è Santander, attaccante che comunque è tra i migliori in casa Bologna, in casa emiliana, ma che comunque in un progetto ambizioso o comunque interessante all'interno di questo FIFA 20 non convinceva tanto, e quindi arrivano anche dei sostituti. Intanto a prendere il posto da titolare è Palacio, l'espertissimo Rodrigo Palacio. Poi gli acquisti sono un po' in ordine di ruoli, si parte dalla difesa perché arrivano Bastoni dall'Inter, che diventa anche l'acquisto più oneroso del club, 10 milioni circa, Kurzawa come terzino sinistro, Masraoui dall'Ajax come terzino destro, mentre nel reparto offensivo due esterni, due fantasisti. Uno è Carbonero, un giovane esterno destro colombiano, l'altro invece lo conosciamo bene perché è Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, e quindi indebolita anche una potenziale rivale. L'obiettivo del Bologna, si sa, è quello di un campionato tranquillo, una salvezza magari, e poi qualcosina in più, quel che verrà è tanto di guadagnato. Ma Paolo è leggermente più ambizioso, dico leggermente perché comunque in questa carriera c'è un realismo importante e lo si vede anche nei risultati. Tant'è vero che il Bologna parte arrancando e non poco. La prima giornata vede i rossoblù impegnati in trasferta allo stadio Bentegodi di Verona contro l'Hellas. Si parte bene perché al 45esimo il Bologna è avanti 2-0. Poi però qualcosa si spegne, forse pensare di averla già vinta, forse distrarsi eccessivamente. Fatto sta che l'Hellas rimonta al 90esimo, è 3-2 e c'è la prima doccia fredda della stagione. Una doccia fredda che, malgrado il nostro Paolo volesse dimenticare, accantonare subito, si porta dietro per qualche settimana. Alla seconda giornata il Bologna perde in casa 2-1 contro la SPAL. Alla terza perde anche al Rigamonti di Brescia 2-0. Inizio shock, 3 partite, 0 punti in classifica e ultimo posto. Non è stata l'unica a partire male però, anche la Roma sta arrancando. Certo, i giallorossi non hanno 0 punti, ma pochi di più, e dimostrano soprattutto una difficoltà clamorosa nel reparto difensivo. Paolo se ne accorge, il Bologna sfrutta questa disattenzione e la quarta giornata, a sorpresa, ma neanche troppo, finisce 4-1 per gli emiliani, al Dallara. Prima vittoria, e che vittoria, subito poker alla Roma di Fonseca. E quindi bisogna dare continuità a questi 3 punti, eppure non ci si riesce troppo bene. Nel senso che la quinta giornata è la trasferta di Marassi contro il Genoa, una squadra tradizionalmente ostica. Il Bologna va avanti 2-0, ma poi subisce la rimonta, come già era successo a Verona, con l'unica differenza che qui non arriva una sconfitta, fortunatamente, ma un pareggio, e quindi 2-2, anche se si tratta di beffa, perché l'ultimo gol, insomma quello del pari, quello che porta via i 2 punti, arriva proprio al 90esimo. Si riparte? Assolutamente sì, perché Paolo va a giocare a Udine con l'Udinese e vince 5-2, una gara che però illude. Illude davvero tanto in realtà, perché i 5 gol rifilati ai friulani corrispondono alle partite da qui in avanti che il Bologna non vincerà, ben 5.
La 12ª giornata significa derby, cioè Sassuolo-Bologna finisce 1-3 e quindi si torna alla vittoria, una vittoria che mancava dalla 6ª giornata, da quella trasferta di Udine. Il Bologna però vuole vincere, ha tanta voglia di vincere, anche in casa. E Bologna-Parma della 13ª è un'ottima occasione, 3-2 con sofferenza, ma secondo successo di fila. Poi si va a Napoli e a Napoli c'è la prova del 9. I partenopei sono discontinui, hanno dimostrato di arrancare con le piccole. Il Bologna, non a caso, la sua prima vittoria in stagione l'ha ottenuta contro una grande, contro la Roma. E infatti convince e vince anche al San Paolo. Da una grande all'altra, perché dal Napoli si passa al Milan. Gara che il Bologna rischia di vincere, nonostante vada due volte sotto. Rimonta la prima volta, rimonta la seconda volta, dimostrando grande carattere, e poi sfiora il 3-2 nel finale senza riuscirci. È parità, però comunque è un risultato importante e ci sono vistosi segnali di crescita per Paolo e i suoi ragazzi. La 16ª giornata regala una partita fuori da ogni logica, perché contro l'Atalanta al Dallara è 4-4 fino al 90esimo. Poi, a recupero scaduto praticamente, segna Carbonero, un nuovo acquisto. Era arrivato in estate, ve lo ricordate, il colombiano che vi avevo presentato? Acquisto azzeccato evidentemente, perché segna un gol pesantissimo. Pesantissimo, tra l'altro, si rivelerà a fine stagione. E non vi dico altro. Andiamo avanti, è il momento di chiudere il girone d'andata. Il Bologna lo fa perdendo, dopo diverse partite che non succedeva, sul campo del Lecce. 5-3 finisce la partita, e tra Bologna-Atalanta e Lecce-Bologna, cioè risultati pazzeschi. Poi però si torna subito alla vittoria. Nella prima gara del nuovo anno, quindi del 2020, si vince contro la Fiorentina 3-1, e il girone d'andata si chiude con una ciliegina sulla torta. Torino-Bologna 0-7. E quindi anche in questo il Bologna sembra già la nuova Atalanta, come vi avevo detto all'inizio e come avete letto dal titolo. Girone d'andata che finisce con 8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, insomma sono tante. Il Bologna è ancora nella parte destra della classifica. Attenzione però, perché in Coppa Italia la situazione è diversa, lo sapete, non si parla di una big e quindi si parte non dagli ottavi ma da molto prima. Il terzo turno vede il Bologna stravincere contro il Frosinone per 12-0. I 16esimi di finale danno ancora ragione ai rossoblù, che come in campionato vincono il derby contro il Sassuolo, anche questa volta per 3-1. E adesso è il momento degli ottavi di finale. L'avversario è il Torino, si gioca ancora all'Olimpico, al 90esimo siamo 3-3. E quindi la gara è tutt'altra musica, tutt'altra storia rispetto a quello 0-7 di campionato. Il Bologna però anche qui ha la forza di portarla a casa, segna due gol, uno per tempo supplementare, vince 5-3 e vola ai quarti dove affronterà il Napoli. Prima di cominciare il girone di ritorno è il momento di fare mercato, di rinforzare un po' la rosa. Arrivano due colpi in entrata, uno dal Sassuolo ed è Jeremy Boga, l'altro invece è un terzino 22enne statunitense. Il suo nome è Cannon. Voltiamo pagina, iniziamo il girone di ritorno, la 20ª giornata, chiaramente, come la prima, tanto per cambiare, è Bologna-Verona, e come la prima arriva una sconfitta, che potrebbe essere pesante qualora i rossoblù non dovessero riuscire a ripartire. Così non è, fortunatamente, perché il Bologna riparte come? Vince contro la SPAL, 3-1 in trasferta a Ferrara. Poi, quel quarto di finale di Coppa Italia. La trasferta al San Paolo, Napoli contro Bologna, una partita che abbiamo già sentito e che il Bologna ha già vinto in stagione, perché in campionato ha vinto 2-1 al San Paolo. Vince anche in Coppa Italia in modo molto largo, 4-1, che è un risultato che i rossoblù apprezzano perché avevano vinto così anche contro la Roma, era stata la prima vittoria stagionale. E allora, siamo, tirando un po' le somme, a fine gennaio, quello che spicca è che il Bologna, malgrado, giustamente, tanta difficoltà, sia un po' un ammazzagrandi. Bisogna dare continuità alle due vittorie consecutive, tra campionato e Coppa Italia. Lo fa la squadra di Paolo, perché vince 2-0 in casa contro il Brescia. Poi è il momento di andare a Roma. Roma-Bologna, che è un anticipo di quella che sarà la semifinale di Coppa Italia. Perché si giocherà Bologna-Roma all'andata e Roma-Bologna al ritorno. E quindi, come vigilia,
non va bene. Voi già pensavate, ha vinto? No, ammazza grandi, ma l'abbiamo bruciati, perché perde 3-2 il Bologna all'Olimpico. E quindi Roma che vendica anche la sconfitta dell'andata. Una caratteristica però in questo girone di ritorno, al contrario dell'andata, e quindi qui c'è un forte miglioramento, è il non perdere tante o comunque più di una partita di fila. Dopo la sconfitta di Roma, infatti, arriva un altro 3-2, ma stavolta a favore dei rossoblù. Rossoblù emiliani contro altri rossoblù, quelli genoani. Adesso, dopo 24 giornate di campionato, è il momento della semifinale d'andata di Coppa Italia. C'è Bologna-Roma. La voglia è tanta, perché già i rossoblù hanno stupito in questa competizione. Il campionato, la classifica, sta regalando belle emozioni alla squadra di Paolo, perché c'è una lotta per il settimo posto, per la settima posizione addirittura, con Sassuolo e Atalanta. E vi dicevo che quella vittoria contro i bergamaschi e anche chiaramente il derby vinto contro il Sassuolo possono fare la differenza poi a fine stagione. La Coppa Italia, seppur sembri utopistico, si può vincere, perché comunque sei un ammazza grandi. E se si vincesse, regalerebbe una qualificazione automatica in Europa League, direttamente alla fase a gironi. E quindi il sogno è grande, però c'è anche un problema, perché in questi casi il sogno, l'emozione può giocare brutti scherzi. E purtroppo è così. All'andata il Bologna perde in casa 2-4 contro la Roma. Ed è mani tra i capelli per tutti, perché all'Olimpico bisognerà fare un'impresa clamorosa. Provare quantomeno a fare un'impresa clamorosa. Ci penseremo poi, perché il calcio è strano. Andiamo avanti, torniamo in campionato. Bologna-Udinese finisce come Bologna-Roma, ma al contrario, 4-2 per i ragazzi di Paolo, che poi vanno all'Olimpico per fare quelle che potrebbero essere le prove generali della semifinale di ritorno, ma l'avversario è diverso. Si gioca contro una Lazio che è prima in classifica e che come all'andata vince 2-1. Arriviamo così alla 27esima giornata di campionato, che è una partita cruciale per più motivi. Il primo è che è la vigilia di Roma-Bologna, la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il secondo è che al Dall'Ara arriva la Juventus, che all'andata aveva vinto, stravinto, 5-1. Ma soprattutto una Juventus che in questo momento è seconda a meno 2 della Lazio. Insomma, è costretta comunque a vincere. E però non succede. Succede un'altra cosa. Succede che il Bologna, come fatto già un paio di volte in stagione, segna 4 gol. La Juve soltanto 1. Finisce così e i bianconeri dicono quasi addio allo scudetto. Meno 5 a 11 giornate dalla fine del campionato. Aritmeticamente si può ancora rimontare, ma vi spoilero che la Lazio a fine stagione sarà campione d'Italia. Bologna che adesso deve provare a fare un'altra impresa. Dopo quella contro i bianconeri deve andare all'Olimpico. Non è facile, però quando batti 4-1 la Juventus sai che qualcosa può cambiare. Dopo la sconfitta con 2 gol di scarto all'andata, il Bologna si trova avanti 2-0 all'Olimpico di Roma con 2 gol di Vlahovic. Non basta ancora. Se finisse così, la Roma volerebbe in finale e affronterebbe proprio la Juventus. Non finisce così, perché quasi a tempo scaduto arriva il 3-0 di Dominguez, un giovane che anche nella realtà è in forza al Bologna e che aveva trovato poco spazio in stagione, ma conta poco, perché quando sei il predestinato in una serata che deve essere la tua, entri e segni. 3-0 per il Bologna, un risultato pazzesco e soprattutto efficace, un risultato che significa finale di Coppa Italia. E non ci va la Roma ad affrontare la Juventus, ci vanno i rossoblù, ci va il Bologna di Mister Paolo. Adesso che la Coppa Italia è archiviata e ci sarà poi quella finale regalo, ma quella finale che potrebbe anche clamorosamente regalare una qualificazione in Europa League, è il momento di pensare esclusivamente alla Serie A. Non si parte bene in questo rush finale della stagione, perché arriva subito una sconfitta che rimette il Bologna con i piedi per terra, 2-1 a Genova contro la Samp. Da qui alla fine però escono gli attributi di una squadra giovane, ma di una squadra affamata. Il Bologna vince praticamente tutte le partite. Batte il Cagliari alla 29esima 3-2. Batte l'Inter con un gol al 90esimo 3-2 a San Siro. Batte il Sassuolo ancora una volta e allontana i neroverdi, rivali per il settimo posto. Rischia di non battere il Parma, perché a meno di un quarto d'ora dalla fine alle Tardini è 2-1 per i padroni di casa. Poi entra Skov Olsen e finisce 2-3 con doppietta.
Disco Volsen. E quindi sai, quando le cose devono girare bene, girano bene. È un finale di stagione a una direzione sola, 3 punti a partita, 3 punti che arrivano anche alla 33esima, ancora contro il Napoli, come all'andata e come in Coppa Italia. 2-1 per i rossoblù, 2-1 che è anche il risultato della 34esima contro il Milan. E allora, dopo queste 6 vittorie consecutive, tra l'altro maggior parte delle quali, passatemi il termine, con le palle proprio, alla 35esima c'è quasi lo spareggio per il 7° posto. Il Bologna in questo momento è 7°, a più 9 dall'Atalanta, che è 8°. Il Sassuolo ormai non si vede più. Atalanta che in questo turno ospita proprio i rossoblù ed è costretta a vincere per tenersi aggrappata al sogno rimonta. Ma non succede, la valanga rossoblù si abbatte anche sul Gavi Stadium. Altro poker, altro 4-1, altri 3 punti, più 12 sull'Atalanta. E soprattutto in questo momento il 7° posto è aritmetico, quindi la certezza è che il Bologna affronterà un preliminare di Europa League, ed è una certezza che rilassa non poco i ragazzi di Paolo, che perdono 5-0 a Lecce, che vincono sì contro la Fiorentina ma che perdono anche con il Torino. Il campionato è finito, adesso c'è la finale di Coppa Italia, adesso c'è Juventus-Bologna. È la serata regalo di questa stagione. L'ultima partita ufficiale, si viene da una stagione importantissima, 7° posto, finale di Coppa Italia, vincerla poi sarebbe paradiso assoluto. E anche qui si torna un po' con i piedi per terra, perché a fine primo tempo la Juve esulta per ben 2 volte. Segna prima Bonucci e poi Rabiot. Alla pausa è 2-0 per i bianconeri. Si pensa giustamente in casa juventina di averla già vinta, perché l'avversario sulla carta non vale la candela. E poi perché un 2-0 alla pausa e un primo tempo praticamente dominato sono quantomeno rassicuranti per chiunque. Però c'è un dettaglio. Quante volte il Bologna è andato sotto in stagione e ha rimontato? È successo anche con la Roma, in 2 partite diverse è vero, ma il Bologna è arrivato qui con una chiara idea e con una chiara fisionomia, il carattere, gli attributi. E perché? Perché non farlo nell'ultima partita? In quella che potrebbe, torno a ripetere, regalare il paradiso e quella che potrebbe davvero scrivere una pagina nuova della storia dei rossoblù. Contro questa Juventus, in questo FIFA, in questa partita. Il secondo tempo dice altro. E dice altro con un nuovo acquisto in particolare, uno che era arrivato a gennaio dal Sassuolo, Jérémy Boga, che fa prima 2-1 e poi 2-2. Già qui la Juve comincia a vacillare, ma il Bologna è una macchina da guerra, è un carro armato, e ne fa altri 2, con doppietta di Dominguez dopo quella di Boga. Finisce così, non servono nemmeno i supplementari, il Bologna alza la Coppa Italia al cielo e si qualifica aritmeticamente per la fase a gironi dell'Europa League 2020-2021. Insomma, come vi dicevo, un progetto ambizioso, una straordinaria stagione di una squadra che ha appena cominciato a volare con Mister Paolo e che continuerà sicuramente a farlo anche in futuro. E chissà, magari ve lo racconterò nella prossima puntata.